Ciao a tutti, oggi prepareremo la vellutata di zucca Halloween. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa 40 minuti. Gli ingredienti sono zucca rossa, patate, acqua, dado vegetale Bimby, burro, sale, olio, noce moscata, scalogno, pepe. Per decorare, glassa di aceto balsamico Bimby e olive. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo mettendo nel boccale lo scalogno e l'olio. E andiamo a tritare il tutto per 5 secondi a velocità 7. Bene, se fosse necessario eventualmente riunite sul fondo. Adesso andiamo a insaporire per 3 minuti. gradi, velocità 3. Momentaneamente leviamo la glassa e le olive che ci servono per decorare. Adesso riuniamo sul fondo. E andiamo ad aggiungere la zucca in 3 volte. Quindi utilizziamo la bilancia. E andiamo a tritarla per 3 secondi a velocità 10. Aggiungiamo un'altra volta la zucca, sempre utilizzando la bilancia. Andiamo a tritarla per altri 3 secondi a velocità 10. E completiamo col resto della zucca. L'ultima volta per 10 secondi a velocità 10. Andiamo un po' sul fondo. Adesso aggiungiamo le patate. Un cucchiaio di dado vegetale Bimby, un cucchiaino, scusate. L'acqua. Andiamo a sistemare meglio le verdure e facciamo cuocere per 30 minuti a 100 gradi, velocità 1. Adesso andiamo a frullare per 10 secondi a velocità 8.
Adesso andiamo ad aggiungere il sale, la noce moscata. Il pepe e il burro. E andiamo ad amalgamare il tutto per 40 secondi. Velocità 6. La nostra vellutata è pronta, andiamo a impiattare. Andremo a decorarla con l'aceto balsamico, con la glassa di aceto balsamico. Agitiamo bene prima dell'uso e andiamo a mettere prima una goccia al centro, dopodiché creiamo due cerchi. Andiamo a fare il secondo cerchio. Adesso andiamo a prendere uno spiedino. Partiamo dal centro e andiamo a fare delle linee verso l'esterno. Creiamo una ragnatela. Andiamo a prendere un olivo tagliato in due, lo andiamo a posizionare al centro. E con dei pezzetti di olivi andiamo a creare le zampe del nostro ragno. Vellutata di zucca Halloween. Grazie e alla prossima ricetta!